Finalmente uno sfondo verde della persona con cui farò una chiacchierata. Si tratta di Biagio Semilia, editore e giornalista naturalmente, blog Sicilia. Ciao Biagio, come stai? Ciao Emanuele, piacere. Bene, sto abbastanza bene. Però non sono, ecco. Non sono un giornalista, Emanuele, non ti vorrei... Ah, non sei solo editore? Okay. Solo editore. Mi pregio di non essere giornalista. Però in ogni caso ti ringrazio per lo sfondo verde alle tue spalle, perché io, come vedi, ho un quadro. Molti hanno una libreria, la libreria è molto molto gettonata. Tu finalmente un po' di verde ci riporti. Non ci avevo fatto caso, però sì, fa in questo momento un po' di verde fa bene alla vista, no? Senti, Blog Sicilia, tuffiamoci subito sull'argomento, argomento quasi unico del momento, coronavirus. Blog Sicilia è uno dei siti, ma anche pagine Facebook, insomma, che ci tengono in contatto con tutte quelle parti della Sicilia che non possiamo raggiungere in macchina. La vostra pagina super cliccata, circa 225.000, il vostro sito super raggiunto, super cliccato, insomma... È molto bello, ma anche grande responsabilità, no? Sì, no, responsabilità grandissima dal primo momento in cui è nata questa emergenza. Devo dire, io ho la fortuna, non sono un giornalista, ma ho la fortuna di lavorare, avere nel mio gruppo dei giornalisti molto, come dire, maturi, molto responsabili, che hanno chiaro diciamo, la missione del loro mestiere. Il direttore di Blog Sicilia e Maldio Viola, che non finisco mai di ringraziare per la pazienza, la dedizione, l'attenzione che manifesta nel fare il giornale, ma anche Ignazio Marchese, che si occupa di cronaca, Veronica Femminino, Antonella Bonura, non sono in grado di citarli tutti. Però noi, quando è nata questa grande emergenza, in realtà questa emergenza noi l'abbiamo incominciato a seguire da lontano, nel senso che ci siamo incominciati a occupare di Covid o di coronavirus già da fine dicembre, i primi di gennaio, raccontando. Okay. Noi abbiamo una sezione del nostro sito che si chiama Oltre lo Stretto, e quindi abbiamo incominciato, diciamo, a raccogliere e a distribuire le notizie che arrivavano quando questa cosa sembrava ben più lontana da come si è sviluppata. Immaginavate che si sarebbe arrivati a questo? Devo dire di no, per niente. Toccavamo questi argomenti proprio con le pinze, perché c'era già, nasceva un po' di allarmismo. Noi cercavamo di non cavalcarlo, sebbene sin dall'inizio era uno degli argomenti di maggiore interesse per tutti, anche per il nostro pubblico prevalente siciliano. Quando è esplosa, diciamo, la vicenda anche in Italia, ci siamo trovati davvero davanti a una grandissima responsabilità, una grande quantità di pubblico, una sete di informazioni che obiettivamente ci ha messo davanti a un senso di responsabilità importante. Abbiamo cercato e stiamo cercando tutt'oggi di affrontarlo con serietà, che è una cosa che alla lunga paga in tutti i mestieri. Assolutamente, anche perché quanto è facile creare quell'allarmismo a chiappa like che non serve a nessuno se non a quei insomma a chi fa altro tipo di informazione. Quella è veramente una cosa becera che non vi riguarda, però purtroppo è un problema con il quale quotidianamente vi scontrate, no? Sì, ci scontriamo perché cerchiamo appunto di non tanto di distinguerci, ma quanto di mantenere un rapporto con i nostri lettori che sia basato sulla fiducia reciproca. È chiaro che non riesci ad accontentare tutti, però il mestiere di chi fa informazione non è poi quello di accontentare tutti, ma è quello di scrivere magari poche cose, ma di cui sai certamente di poter scrivere. Questo è... Senti, in realtà si è innescato... Sì, vai. No, si è innescato un fenomeno strano all'inizio del lockdown, perché in realtà molta gente, molti dei nostri lettori, noi abbiamo un canale WhatsApp diretto con la redazione, eccetera, e si è innescato un meccanismo di delazione continua, cioè i lettori ci mandavano foto, video, immagini di gente che era per strada, di assembramenti, ed è stata una cosa che abbiamo vissuto, devo dire, parecchio male, perché da un lato... si percepiva, diciamo, il bisogno di sponde da parte della gente chiusa in casa
che voleva in qualche modo una mano dal prodotto informazione a sensibilizzare anche le autorità. Dall'altro lato, tante, proprio tantissime immagini, come denunce poi alla fine, vere e proprie, non potevano essere gestite se non come lo abbiamo fatto, cioè segnalando alle autorità le questioni che ci venivano poste in evidenza. Però questo manifesta oggi più di ieri, secondo me, un desiderio di partecipazione da parte dell'utente, che in questa circostanza si è diventata quasi eclatante, esagerata. L'utente che, come hai ben detto tu, tramite il vostro WhatsApp, perché mi sono documentato abbastanza, vi seguo, ma ovviamente in questi giorni, sapendo di dover fare una chiacchierata con te, ho guardato, sbirciato con più attenzione. Quindi, utente che è il primo informatore, una fonte. Le altre fonti, quali sono? Da dove prendete spunto per le notizie? Arrivano segnalazioni? Come si muove solitamente un giornalista per raccontare una notizia vera e fondata? Guarda, noi abbiamo dei bravi giornalisti, abbiamo questa fortuna di avere dei veri e propri rastrelli, io li chiamo, di notizie. Il direttore ne è il capo assoluto di questo nostro gruppo di lavoro, lui, anche se prevalentemente lui si occupa della politica, dei fatti di palazzo, diciamo, di quello che afferisce all'ambito istituzionale, dei retroscena politici, proviamo a metterli in campo sempre con una buona, diciamo, discrezione, senza essere avere un approccio scandalistico. Poi sulla cronaca noi abbiamo Ignazio Marchese, che è uno dei giornalisti anche piuttosto noti in Sicilia, che si occupa di cronaca da tanti e tanti anni, quindi, e poi c'è un gruppo di lavoro appresso a loro che seguono questa linea molto etica e molto responsabile. Le notizie si prendono sul campo da fonti certificate. Non è vero che abbiamo... Okay. No, ma non si possono dire, non le conosco nemmeno io, però il mestiere del giornalista si fa lì dove ci sono le notizie, non si fa scusatevi il termine, col culo di pietra su una sedia davanti a un computer. Questa è una deformazione che ha indotto molti a ritenersi giornalisti perché hanno un titolo, perché il titolo magari ce l'hanno, però è un'altra roba è andarsi a cercare notizie, andarle a verificare. Poi le segnalazioni aprono un altro mondo, che è un mondo rispetto al quale non puoi girarti dall'altro lato, perché devi ascoltare il tuo lettore. Oggi il lettore non è soltanto uno che ti legge, ma è uno che pretende di essere ascoltato, quindi in qualche modo lo devi ascoltare, però ciò non toglie, non ti esime dal verificare qualunque segnalazione, perché talvolta le segnalazioni sono frutto di vendette trasversali, di piccole ripicche condominiali, c'è sempre un perché dietro a una segnalazione, talvolta questo perché non c'è, e allora in quel caso la segnalazione diventa una notizia, ma viene trattata come con i filtri che la professione del giornalista impone in qualche modo. Le fonti vanno verificate. La censura, il blocco di una pagina che pubblica una notizia palesemente fake o addirittura pericolosa, potrebbe essere un deterrente? Potrebbe essere una strada da percorrere? Ma potrebbe essere una strada da percorrere se ci fossero delle intelligenze dietro questi blocchi e non solo degli algoritmi. Certo, bisognerebbe istituirli. Il rischio che abbiamo vissuto, che viviamo noi tutti, vivendo e praticando i social, è quello di essere oggetto di una censura che poi non è altro che un algoritmo ben o mal organizzato. Quindi io devo dirti la verità, per un periodo all'inizio della crisi Covid, quando noi tutti, non so, anche voi immagino, avete visto delle riduzioni, diciamo, delle limitazioni anche di Facebook, una limitazione sulle monetizzazioni, qualche aspetto, gli instant article che non funzionavano bene. Ho temuto che in questa fase di restrizione delle libertà personali, da un giorno all'altro ci avessero chiuso pure Facebook, insomma, come canale. E l'ho temuto perché comunque non la vivo e non la vivrei come una cosa positiva. È certo che non possiamo delegare la censura a un algoritmo, sia questo di Facebook, chiaro.
o sia Google, eccetera. Quindi i nostri governi sono molto indietro rispetto e hanno un approccio molto orientato alla sudditanza nei confronti dei big player della pubblicità, dell'informazione mondiale, dei cosiddetti over the top, gli OTT, da Apple a Google a Facebook, eccetera. E questo produce degli effetti negativi poi nella nostra vita quotidiana, perché è vero che una pagina Facebook o un sito che produce fake probabilmente va trattato come tale, però non è possibile delegare una materia così importante a delle grandi potenze industriali, poi alla fine quali sono questi soggetti. Quindi vediamo che cosa succederà in questa evoluzione che stiamo vivendo. Sperando in una selezione naturale. Quando tu hai fatto il colloquio con il tuo direttore o con altri giornalisti, cosa hai chiesto? Quali sono i tre requisiti che hai chiesto? E soprattutto la domanda che mi frulla in testa è: hai dato loro un pizzico di libertà di espressione, di pensiero, oppure per certi argomenti hai detto su questi devi essere asettico, qui ti puoi sbilanciare? Come funziona? Come ha funzionato il vostro colloquio? Ammesso che sia credibile quello che dico, anche se è vero, cioè giuro che è come la penso. Io dico sempre che Blog Sicilia è il giornale delle libertà, citando un Guzzanti d'antan. Ognuno fa un po' come caspita gli pare, perché il giornale è mio, ma è il giornale soprattutto dei giornalisti che ci scrivono, e quindi la libertà è, al di là di tutte le cose che possono sembrare retoriche, assoluta e totale, perché è questo quello che secondo me può esprimere un giornale autenticamente indipendente come il nostro. Noi non siamo un giornale, pur essendo oggi, guardando Alexa, Blog Sicilia è uno dei giornali più popolari di Sicilia, credo che sia il secondo e il terzo a livello regionale dopo il GDS, Palermo Today, abbiamo superato Live Sicilia in termini di pubblico negli ultimi mesi, quindi abbiamo una grande popolarità, viaggiamo sui 7 milioni di utenti al mese, oltre 16 milioni di pagine viste, quindi questo è un fatto. Però il giornale deve essere, intanto il nostro si chiama Blog, Blog da quando è nato 10 anni fa, era l'ambizione di dare voci diverse, a opinioni diverse. Per me non è soltanto la notizia, ma anche l'opinione anche opposta messa nella stessa pagina, è un valore che cerchiamo di cercare. In realtà io ho semplicemente, non ho fatto, come dire, con i miei, col direttore Viola, con Marchese, con gli altri, alcuni collaboratori di Blog partecipano al nostro giornale dal primo giorno della sua fondazione. Penso a Veronica Femminino, è diventata giornalista con noi, oggi è un pezzo forte della nostra redazione e lavora con noi dal primo giorno. Altri, diciamo così, più che colloquio, ho convinto io di potersi associare e affiancare a me in questa avventura, che assolutamente è difficile, perché noi siamo l'unico forse giornale indipendente, nel senso che non abbiamo una forza industriale alle spalle vera, tra quelli più grandi se non altro, poi ci sono tante altre realtà magari piccole, veramente autenticamente indipendenti. Noi non abbiamo, diciamo, il capitale vero, o quello classicamente definito alle spalle. I nostri giornalisti sono giornalisti che vengono i nomi che ti ho fatto se non altro, vengono da un mestiere lontano, vengono dalla televisione, dalla carta stampata, e che invece accanto a me, accanto a noi, sono riusciti a trasformare il loro modo di fare giornale, la professione, il giornalista. E quindi è l'unione, diciamo, di competenze e passioni diverse. Il direttore ha la delega totale alla linea editoriale, totale, e deve subire soltanto i miei stimoli di carattere tecnico o metodologico, e a volte li subisce, altre volte li abbraccia. Viviamo come nelle grandi, come in tutte le realtà, momenti di grande tensione. Momenti di armonia totale. E di armonia totale, però credo che questa sia la formula che ci consente di fare da un lato giornalismo, e dall'altro un prodotto che
che ha l'ambizione, la tendenza a cambiare continuamente anche nei linguaggi, negli strumenti, nel layout. Se domani mattina ti arrivasse via mail il curriculum di Vittorio Feltri con la domandina Biagio, mi prendi da te? Cosa rispondi? Mi mette a ridere. Dopodiché penso che direi grazie tanto per la considerazione, però non credo che sia il posto giusto per te questo. Ecco, mandami la localizzazione che vengo ad abbracciarti. Vengo subito ad abbracciarti. Era la risposta che speravo. No, non c'entriamo niente. Ci fa sorridere, ma non c'entriamo niente. Noi siamo un giornale libero, sì, ma non diciamo, abbiamo anche delle idee diverse, ecco, da quelle di Feltri. Ok, manteniamoci così. Tempi di Covid-19, il reperire la notizia, essere sul campo è cambiato completamente, ma anche la stesura delle notizie è cambiata, oppure ci sono dei canovacci che sono rimasti sempre quelli? Come si è evoluta l'informazione in questo periodo storico? Ma io non so dirti come proprio sia evoluta l'informazione. So che tutti ormai ci stiamo trasformando digitalmente, quindi oggi, come è il caso nostro, tra me e te, è molto più facile raggiungersi perché c'è una, come dire, un'attitudine, una disponibilità a incontrarsi con questi strumenti che ci stanno consentendo anche oggi di vederci. Quindi questo ci sta consentendo di costruire dei contenuti sempre più cross-mediali, cioè non solo testo, non solo foto, ma il video ha assunto una centralità importante, sia lo vediamo nelle TV, ma lo vediamo anche nelle nostre dirette streaming. Cioè, più il video è amatoriale, più incuriosisce addirittura, cioè siamo arrivati al paradosso. Ma perché stiamo parlando più di documenti che non di prodotti audiovisivi veri e propri. Quindi, e poi oggi anche la famosa casalinga di Voghera è abituata a connettersi in video chat con WhatsApp, con i figli, i nipoti, quindi stiamo vivendo una fase di grandissima trasformazione digitale rispetto alla quale credo che non torneremo più, anzi sono certo che non torneremo più indietro per nulla. Allora bisogna vedere chi ha lavorato bene, probabilmente riuscirà a uscire dal tunnel post-Covid, chi ha lavorato male prima e anche durante, acchiappando clic e basta, probabilmente è giusto che venga, come dire, rimesso al suo posto. Però questa è la storia, non è che è cambiato il modo di fare giornalismo, è cambiato il modo di utilizzare determinati strumenti. Poi chi fa giornalismo serio continuerà e continua a farlo, e chi produce dei contenuti, cioè a volte, guarda, capitano delle storie che noi decidiamo di non raccontare perché non siamo sereni nel raccontarlo, però saremmo certi, siamo certi che se le raccontassimo anche in maniera furba avremmo grandi quantità di pubblico. Beh, la nostra scelta è una scelta diversa e ci sono dei casi, se ricordi la storia del giornalista che dal Giappone ha lanciato un video sul Lavigan, un farmaco che a quanto pare, allora noi quella storia con il nostro direttore non ci ha convinto dal primo giorno perché non era probabilmente raccontata tutta e per intero, infatti oggi non se ne parla nemmeno più, però noi in quei giorni abbiamo deciso di trascurarla e poi l'abbiamo trattata per come andava trattata, siamo arrivati dopo degli altri, ma pazienza, è un impegno quello che hai preso con i tuoi lettori, non lo puoi tradire. Praticamente hai toccato l'argomento dell'informazione alternativa, cioè quello che non ci vogliono dire, non ce lo dicono. Questo è un altro binario parallelo che non si incontrerà mai con i canali veri dell'informazione. Distinguere una fake news certe volte è vitale, e per non passare per ignorante, poi anche per, insomma, crearsi una base culturale informativa decente quantomeno. Per esempio, argomento attualissimo è che noi stiamo a casa per il coronavirus, a causa, perché in realtà ci sono gli antennisti che montano il 5G. Ok? Sì. Come,
come la vivete voi questa informazione? Fate un sorriso, avete approfondito, ci credete? Come la trattate? Noi ci siamo confrontati anche su questo con Mario Viola, il mio direttore. Noi la consideriamo, scusami il termine, una cazzata, proprio enorme. No, cioè, è proprio questo che cercavo. Questo non ci ha impedito però, per dirti il tipo di giornale che proviamo a fare, di ospitare sul nostro giornale un contributo, una lettera aperta da parte di una professionista siciliana, una psicologa, che ha mandato attraverso di noi una lettera aperta al Premier, additando tanti di questi problemi, al 5G, eccetera eccetera. Questo è il nostro modo di fare giornale, cioè noi abbiamo un'idea, abbiamo una posizione, però ciò non ci impedisce di ospitare opinioni opposte alle nostre, magari per alimentare il dibattito e per dare il nostro contributo di chiarezza. Poi le certezze non le ha nessuno, però sul fatti specifici e precisa non pensiamo che sia una cosa credibile, però l'abbiamo approfondita per come è possibile. Ti chiedo un altro piccolo approfondimento, visto che, insomma, virus creato in laboratorio non c'è modo di saperlo probabilmente. Voi però forse avete cercato anche questa strada? È possibile, chiedo da assoluto ignorante, però circola anche questa notizia tra le tante fake o informazioni alternative. Avete provato ad approfondire anche questo? Allora, ci siamo interrogati anche su questo e lo facciamo, non abbiamo gli strumenti per avere delle certezze da questo punto di vista. Certo, lo dico non da editore, non come diciamo titolare di Blog Sicilia, ma lo dico a cittadino, qualche cosa che non va in questa esperienza che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto, c'è, sembra di vivere in un film, abbiamo smaltito le scorie dei primi giorni, ormai ci siamo abituati perché ci abituiamo all'orrido e a tutto. Qualche cosa che non quadra mi pare evidente che ci sia. Poi che sia stato un virus in laboratorio, piuttosto no, questo non siamo in condizioni nemmeno di avvicinarci a questi argomenti. Non lo riteniamo utile dal punto di vista dell'informazione alimentare le dietrologie, ecco, in una fase così delicata. Come, no, la nostra scelta è quella di sposare, tra virgolette, sposare, perché poi se abbiamo da dire delle cose, diciamo, l'informazione istituzionale su questo versante, cioè dobbiamo per forza di cose in questo momento fare squadra, certo, con chi governa. Ciò non ci impedisce, per fare un esempio classico, se oggi andate sulle pagine di Blog Sicilia, c'è un video abbastanza interessante sulla situazione dei pronto soccorsi del Siracusano, l'ospedale, sì, di Siracusa. E qui documentiamo, cioè il fatto che decidiamo di sostenere la comunicazione, per così dire, istituzionale, non ci impedisce di denunciare quello che va denunciato. Quindi questa è un po' la nostra posizione. Alimentare allarmismi, mettere benzina sul fuoco in un momento così complicato, non è, secondo noi, non è né etico né utile a nessuno. Biagio, io ti ringrazio e mi hai dato tante risposte, ma nel frattempo mi hai fatto nascere tante altre domande. Spero ci sarà ancora occasione di confrontarci, perché insomma chiacchierare con te è veramente molto molto stimolante. Porta i miei saluti a tutto lo staff di Blog Sicilia, vi auguro buon lavoro, continuate così, perché insomma il lavoro fatto bene è una necessità per tutti, soprattutto quello informativo. Grazie Emanuele, è stato un piacere, saluto te, vi ringrazio, ringrazio Pierpaolo, ragazzi di Urban Media Agency, che sono sempre, ecco, eccezionali. No, hashtag noi non ci fermiamo. Non ci fermiamo. Ciao Emanuele, grazie. Grazie, ciao Biagio.